Ciao, stasera cucineremo polenta e brusciti, è un piatto tipico della cucina lombarda. Allora, iniziamo dagli ingredienti. Per quanto riguarda la polenta, più o meno per 4-5 persone useremo 400 g di farina gialla, mentre useremo 1,5 litri di acqua. Per quanto riguarda i brusciti, che io mi sono già fatto tagliare dal mio macellaio di fiducia, servirebbe 800 g, sempre per 4-5 persone, 800 g di polpa di manzo e di cappello del prete, sono dei pezzi diversi di manzo. Mi sono già fatto tagliare per andare avanti con la procedura, insomma. E faremo sciogliere prima del burro e del lardo nel burro, più o meno un mezzo etto di lardo in 50 grammi anche di burro. E serviranno anche, io ho usato questo filtrino da te, va benissimo, ma sarebbe meglio comunque un filtrino, quello diciamo tipo garza, con dentro dei semi di finocchio e uno spicchio d'aglio, e poi servirà per durante la cottura per dare più sapore del vino, anche questo lombardo del Barbera. Più avanti adesso passeremo alla Allora, come preparazione. prima cosa faremo sciogliere il burro e sto tagliando il lardo che poi andremo a mettere nel burro già fuso in modo che si sciolga. Ovviamente il lardo è la parte, diciamo, più grassa di questo piatto. Perfetto, come vi dicevo, tagliato il lardo, adesso lo mettiamo nel burro e aspettiamo che si sciolga prima di chiaramente buttare la carne. Perfetto, allora il lardo, come vedete, si è sciolto. Butto le spezie e la carne. Perfetto. Voi dovete sapere che i brusciti sono un piatto tipico di Busto Arsizio, che è una piccola città, una città molto vicina a dove vivo io. E il secondo giovedì del mese di novembre è proprio il dì di bruschit, detto in dialetto, e quindi è una ricorrenza preparare appunto questo piatto in questa giornata. Perfetto. Ora copriamo e aspettiamo che pian piano la carne si cuocia. Andremo a sfumare con il vino rosso di volta in volta, apriamo il coperchio, continuiamo a sfumare e la cottura sarà molto lenta, andrà avanti per 1 o 2 ore, poi beh, chiaramente dipende poi dal, vedete voi insomma, in base al colore e alla consistenza della carne. Perfetto, allora adesso prepareremo la polenta. Abbiamo fatto partire, per chi ce l'ha, questo paiolo elettrico che praticamente mescola da solo la polenta, se no si va con la classica polenta con l'acqua bollente. Allora, quando l'acqua inizia a bollire, sale grosso, più o meno la proporzione è un cucchiaio per 2 litri d'acqua. Siccome noi stasera saremo in 10, ho fatto addirittura due pentole. Perfetto, salato, si mette un filo d'olio per non far fare i grumi alla polenta. Perfetto, mentre aspettiamo un attimino che il sale si sciolga, vado a controllare i nostri brusciti nel frattempo, che stanno prendendo forma. Allunghiamo con un po' di vino, che l'ho fatto vedere prima. Perfetto, ok, e continuiamo a fare andare. Come vedete non è la classica carne macinata, ma è un, diciamo, polpa di manzo tagliata a pezzettini. Ok, questa continuerà ad andare. Perfetto, allora ora passiamo a mettere la farina qua. Ok. Qua adesso non abbiamo buttato la polenta nell'acqua, abbiamo iniziato con la frusta, adesso siamo passati al cucchiaio di legno, chiaramente sarebbe perfetto il cannello, che è un legno di nocciolo, ma noi non avendolo ci accontentiamo del cucchiaio di legno. Come dicevo, la polenta ha più versioni, c'è quella gialla, che è quella di mais, che chiaramente si è diffusa in Italia solo dopo la scoperta dell'America, quindi è una cosa degli ultimi 3-4 secoli. Però si faceva già polenta da svariati secoli, sia la polenta bianca, la polenta di grano saraceno o la polenta taragna, che è un misto tra le varie polente. Questo è quello elettrico che mescola da solo
la polenta. E si dice che un italiano all'estero abbia nostalgia della pasta e del caffè, mentre un lombardo ha nostalgia della polenta, proprio perché è una pietanza principalmente del nord Italia, Lombardia e Veneto. Si può accompagnare con il bruschetto, come abbiamo visto, ma si può accompagnare anche con la salsiccia in umido, si può accompagnare con, insomma, principalmente con la carne, ma si mangia anche col baccalà, ma soprattutto a me personalmente piace molto con lo Zola, che è un formaggio tipico anche questo del italiano e soprattutto del nord Italia. Allora, la polenta è cotta, la togliamo e la mettiamo. Ciao.